La casa dove ci accolgono oggi Giuseppe e Erika è un grande loft sul Naviglio Alzaia Grande a Milano. Questo grande studio è proprio uno spazio bianco, pulito, funzionale. È sicuramente un mondo molto affascinante, quello della fotografia, l'utilizzo della luce, le ombre, i chiaroscuri. E qui ci sono grandi luci, è proprio lo studio di un fotografo. Salgo al piano di sopra attraverso questa scala bellissima, arrivo al primo piano. Qui c'è l'appartamento del nostro Giuseppe. Ci sono delle trovate funzionali, molto interessanti dal punto di vista architettonico in questo spazio, però l'ambiente è sicuramente un po' più freddo, anche la scelta dei colori, dei materiali. Qui secondo me si potrebbe osare un po' di più, magari anche con dei colori, e creare soprattutto un'atmosfera un po' più raccolta. Avrei cercato di scaldare un po' di più. Arrivano gli artistoidi, Mario e Gaia, che la sfida finale abbia inizio. Eccola, carico di qua. Ecco. Ciao Mario e Gaia. Ben ritrovati. Grazie mille anche a voi. Benissimo, voi? Tutto bene. Ci hanno portato dei regali. Facciamo al contrario. Ma è bellissima. Ma da quale lato si usa? Come si usa la tazza? Versate la vostra bevanda. Attenzione, se scotta, tè o caffè. E poi potete consumarlo. Facile, no? Poi una bella piantina. Anche perché anche noi è personalizzato. Esatto, fantastico. C'è anche il piattino dentro. Il vaso personalizzato è molto carino. Allora, il nostro menù si chiama Io mi ricordo che... E abbiamo voluto condividere con voi i piatti che c'erano cari da bambini, quelli che ci facevano le nostre nonne e che ci hanno fatto crescere. E quindi iniziamo dall'aperitivo. Pane carasau con caprino, menta, mango e fiori, che è qualcosa che viene dalla mia infanzia, perché quando ero bambina avevo questi grandi prati intorno a casa mia dove c'erano dei fiori che si potevano mangiare. Perfetto, pensavo perché tu fossi per metà sarda, metà brasiliana, tipo una cosa del genere. In realtà no. Pane carasau, mango. Non è esattamente così, però è esotico come la città dove sia io che Giuseppe siamo arrivati ad abitare, no? Milano. Ma certo, Milano, il primo proprio aggettivo che ti viene in mente è proprio esotica, proprio una pina colada, un pappagallo gallo sulla spalla, una maca e poi tanto, tanto sole, tanto sole. Invece le polpette sono un ricordo, diciamo, della mia infanzia in Puglia, perché io sono nato in Puglia e poi cresciuto in Toscana, ma mia nonna friggeva queste polpette di patate e mentuccia con del pecorino dentro. Direi di assaggiare a questo punto. Aperitivo, crocchetta di patate, pane carasau, buono. Semplice, un buon inizio, la crocchettina di patate ben fatta, ben fritta, mi piace molto, pane carasau semplice, un bel condimento appunto con questa nota di menta che dà questa freschezza, insomma molto interessante, un buon inizio. Prima di andare a tavola vi proporrei di fare qualche scatto. Quando pensi che le cose non stiano andando tanto bene, non ti accorgi che potrebbero andare peggio. La tavola di Giuseppe e Erika è davvero particolare. Hanno scelto una tovaglia molto semplice, tinta unita in cotone color corda, ben stirata, con un tovagliolo invece sempre in cotone ma in colore a contrasto, bianco, piegato, piegato, piegato fino a farlo quasi rimpicciolire ad una striscia. Si capisce che vogliono giocare sui contrasti, grandi piatti, piccoli tovaglioli. Le posate sono semplici ma ben disposte, in acciaio, un coltello sulla destra e due forchette sulla sinistra. Posizionati correttamente anche i bicchieri sulla destra del piatto. Su questa tela color corda l'unica pennellata di colore è data dal centrotavola. Piccoli vasetti con all'interno fiorellini di campo. Belli i papaveri e anche gli altri fiori, i bianchi e i viola. Quello che si nota di più sono i piatti. Grandi. Praticamente mangeremo con un vassoio e un'insalatiera. Una per ciascuno però.